Hand e io ti ammazzo. Ciao, ma come? Ma no. È sotto. Capito, ma vegano poco. Il parmigiano. Angela la dieta parmigiana. Avevo questo obiettivo così. Eh sì. Ma un cacciatore. Signora, ce l'ha fatto dell'altro. Cinque anni da questa parte, sì, è vero. Sono pure troppi. Il laboratorio Puzzle è una sperimentazione sociale, una comunità che si auto-organizza per resistere e nella resistenza crea le condizioni per il cambiamento, per una realtà diversa, tendenzialmente migliore. Descrivere Puzzle, secondo me, tramite una formulazione è un po' complicato, nel senso che sin dall'inizio sapevamo che era un insieme di cose che non è detto che stessero insieme per forza, quindi capire che cosa è senza partire da quello che fa è un po' complicato. Cinque anni fa ti ho risposto che era uno strumento o un laboratorio, non mi ricordo, una cosa del genere. Per me quella risposta è ancora valida. E in cinque anni non ho mai pensato a Puzzle come una casa, a Puzzle come una scuola. Puzzle per me è proprio uno strumento per fare breccia su tante cose. Parlare di Puzzle non è solo parlare di un palazzo isolato nel terzo municipio buttato nel tufello, è parlare di sciopero sociale, è parlare di diritto alla città, è parlare di social strike in tutta Europa, è parlare di percorsi pubblici e politici ancora aperti e portati avanti su tutta la metropoli, di rivendicazioni in atto. Quindi proverò, ecco, a dire quanto forse siamo cresciuti, siamo maturati, ci siamo colorati, cambiati, aumentati, espansi. È partito come uno studentato che ospitava all'inizio, ecco, tra le 5 e le 7 persone, poi pian piano si è diventati un po' di più. E adesso arriviamo a essere 17-18 persone che vivono stabilmente in questo posto. Oggi il progetto abitativo non è semplicemente uno studentato, è una comunità un po' più complessa dove sono presenti lavoratori, c'è una varietà d'età che va dai 20 ai 35. Stiamo proprio rivedendo l'idea stessa che questo sia uno studentato, perché era uno strumento utile 5 anni fa, nel pieno del movimento studentesco, nel pieno dell'esplodere della crisi della formazione. Però è ovvio che in cinque anni quell'esperienza si trasforma in qualcos'altro, non perché noi siamo cresciuti ma non vogliamo pagare l'affitto, quanto perché noi cinque anni fa dicevamo che stavano precarizzando le nostre vite con tutte quelle riforme e ci avevamo ragione perché tanti di noi si sono laureati e non riescono ad entrare nel mondo del lavoro o hanno contratti di 3 mesi in 3 mesi o continuano per esempio il dottorato. È anche difficile definire che cos'è uno studentato, cioè che ti laudi e te ne vai, anche se non è più un lavoro. Dopo 5 anni si può dire che i risultati si devono guardare anche sul lungo periodo, quindi delle cose si costruiscono piano piano e bisogna sapersi accontentare del fatto che si costruiscano piano piano. Cioè non bisogna fare accelerazioni perché io so già qual è l'obiettivo finale, non può funzionare così. Allora, cominciamo innanzitutto dicendo che il Tufello non è San Lorenzo, non è diventato un quartiere è pieno, che ne so, di studenti piuttosto che di migranti, ma è rimasto un quartiere proprio popolare dove vedi la mattina le vecchiette che vanno al mercato, e quindi questo significa anche che è più difficile far leva sul territorio, diciamo. Perché Puzzle nasce proprio su questa sfida, nasce sulla sfida di far incontrare l'onda, quindi un movimento in qualche modo generale con una vertenza nazionale, provare a capire come si potesse anche territorializzare su un piano di lavoro continuo e progettuale su un territorio. Il Tufello aveva questa possibilità, era un territorio in parte liberato dalle emergenze dei fascisti, liberato da una serie di questioni, quindi c'era già una rete pronta in qualche modo ad accogliere questa esperienza, e si è provato a fare questo esperimento, cioè unire gli studenti con le realtà territoriali. Insomma, sta
sta funzionando. Perché ovviamente il territorio è abitato, se Puzzle è attraversato da quel territorio, anche le risorse di quel territorio si riversano all'interno di Puzzle. Oggi i nostri dirimpettai sanno chi siamo, sanno che siamo sotto sgombero, ci chiedono se abbiamo bisogno di una mano. In questi giorni ci abbiamo scherzato molto sul fatto che siamo diventati grandi, perché sono passati 5 anni da quando abbiamo occupato, e nei giorni precedenti questo compleanno ci hanno regalato l'ingiunzione di sgombero. Per questo abbiamo pensato che, insomma, poteva essere utile fermarci un attimo a raccontare tutto quello che siamo stati in questi anni come Puzzle, ma soprattutto riflettere sul fatto che non è soltanto una situazione che riguarda noi, ma è una situazione cittadina di tutti gli spazi. Negli ultimi 2 anni a Roma si è assistito a un processo di attacco agli spazi sociali. È caduta la delibera 26. La delibera 26 del 1995 è la delibera fatta dall'allora giunta Rutelli, che riconosceva il valore degli spazi occupati autogestiti, e quindi si è rimesso tutto in discussione attraverso l'inserimento, cioè diciamo affidando tutto al bando pubblico. Tra l'altro il discorso è pure che la città è commissariata, no? Ci sta il commissario, che non è un politico, un tecnico. Il tecnico riceve l'ordine dalla Corte dei Conti che il Comune di Roma è in debito di X milioni di euro, tu ci devi rientrare e hai creato un buco con quella cosa della delibera 26, perché hai dato un sacco di spazi sociali a chi poi non ti ha pagato il canone o te l'ha pagato al 20%. Quindi te adesso devi recuperare quel buco. Sgombera tutti e rimettiamoli a bando e facciamoci dare il 100% del loro valore immobiliare, così rientriamo dei soldi. Questo significa che tu non hai un progetto su quelle cose se non lucrarci sopra, non lucrarci, cioè metterle secondo la loro rendita immobiliare per quel dogma del pareggio del debito che non si sa bene che cos'è. Considera che nelle lettere che sono arrivate da parte del Dipartimento Patrimonio ci sono anche cose impensabili, tipo l'ambasciata francese e la comunità di Sant'Egidio, o il Grande Cocomero, che è un'associazione di che si occupa di antipsichiatria. Sono tante associazioni, cioè, ma anche associazioni di assistenza a persone diversamente abili, centri anziani, cioè proprio cose. Non è stato fatto nessun tipo di discernimento. Mo sabato 19 ci sarà il corteo, quello Roma non si vende, in cui rientra anche questo tema degli spazi. L'altro mezzo c'ha cibo a quantità industriale che poi butterà, sì. Mentre mezzo mondo spara con fucile e pietra, l'altro mezzo spara carte visa, compra e spreca, yeah. Si abbuffa poi fa dieta, piranha c'ha la giacca e si alimentano del sangue di mezzo pianeta. La gente sta divisa poi in preca, a casa chiusa prigioniera della sua ipoteca. Tanto poi in TV calcio culi e tette mega, così non ci pensi più e ti dimentichi che è qua. Nulla è fatto per farci pensare. Politica a governare Roma, deve essere la politica a interfacciarsi con i cittadini, non il commissario, non i debiti. Rifiutiamo ancora una volta questa retorica del debito che mette i conti pubblici davanti alle esigenze di tutti i cittadini, davanti al benessere, davanti a quella che dovrebbe essere la nostra città. Noi non la vendiamo, perché noi ce l'abbiamo a cuore Roma, ce la teniamo stretta, non la lasciamo a loro, l'abbiamo difesa da Alemanno e da ogni altro palazzinaro e la difenderemo ancora. Ci sono volte che stai ad aspettare qualcosa che forse mai passerà, yeah. E delle volte invece che vedi passare le stesse situazioni successe anni fa, ti guardi e ti ripeti che è tutto normale, tutto e normale. Accetti questo mondo spaccato a metà, ma se non muovi il culo tentando di cambiare, yeah. La pelle invecchia e nulla attorno a te cambierà. Io ci farei innanzitutto un enorme applauso.
applauso, ragazzi e ragazze, perché questa giornata è una giornata bellissima, è una giornata che ci consegna innanzitutto un dato: questa città che ci vogliono far credere ingovernabile, che non può essere governata se non attraverso tecnici, funzionari che la ripuliscono dall'alto, senza viverla dal basso tutti i giorni. Bene, questa favola è finita. Noi vogliamo dire che questo debito va ricontrattato, che va scorporato nella parte che non deve essere pagata, nella parte ingiusta, infame, che dà soldi unicamente alle banche, agli istituti finanziari e che toglie possibilità ai cittadini di avere servizi, di avere diritti. Bene, tutta questa piazza oggi parla di questo. Ne parlano gli spazi sociali, ne parlano gli attivisti e le reti, le associazioni che si riappropriano giorno dopo giorno di quel welfare che vuole essere spazzato via. Noi siamo assolutamente laici su questa volta sulle elezioni amministrative, sperando che chiunque governi la città lo faccia appunto non rispondendo al dogma del debito, ma rispondendo alle esigenze di una città come Roma, che cioè, è una metropoli viva, è una metropoli meticcia, che porta un sacco di problemi, però che porta anche, cioè, i suoi cittadini sono anche una ricchezza. Io vengo dalla provincia, tutta questa ricchezza di produzioni giù in Puglia non c'è, c'è tanto altro, per carità, associazionismo eccetera, poi non c'è una città così viva che si unisce, che fa cose insieme, cioè, proprio un altro modo di fare. Noi sì, siamo Puzzle, però negli ultimi anni, lavorando anche con il centro sociale Astra, abbiamo creato tante cose. Innanzitutto abbiamo creato l'iFest, che è un festival di musica e cultura indipendente, dove l'anno scorso ci sono state 10.000 persone ed è comunque stato un bel momento, tanto dal punto di vista degli eventi musicali quanto della produzione più culturale, dei dibattiti. Dopo 5 anni sono vittorie su vittorie, nei termini in cui appunto ci siamo, come dicevo prima, ci siamo espansi, ci siamo allargati, ci siamo quadruplicati, se non ancora di più, e sono aumentate anche molto le attività. C'è la Scuola Italiana per i Migranti, un progetto che va avanti da 5 anni, da quando mi ho occupato, che ha avuto modo di insegnare italiano e rilasciare i certificati anche di insegnamento di lingua italiana, e ha più di 200 immigrati da quando abbiamo aperto, anzi penso che siamo pure un po' di più. E che hanno attraversato quei locali secondo questi 3 corsi, intermedio, base e avanzato. Più una classe specifica per le donne e una specifica per i bambini. Allora, ognuno che non ha una cosa. Voglio abbinare questa. Però, il verbo essere. Lei è. La Scuola di Italiano nasce precisamente nel 2009, quando insieme insomma ad alcune persone abbiamo deciso di dare risposta insomma alle varie esigenze che avevamo registrato anche nel territorio. Nasce ad Horus, che è uno spazio che adesso che era occupato insomma a Piazza Sempione. Il primo passo che abbiamo fatto è stato quello di inserirci nella rete delle scuole migranti, che sostanzialmente è una rete che accoglie tutti i gruppi di scuole volontarie a Roma. Ci siamo di fatto riconosciuti anche oggi e siamo nei piani sociali di zona. Tutti i cittadini stranieri che hanno l'obbligo di conseguire il certificato di lingua per appunto l'accordo di integrazione e devono sostanzialmente svolgere delle ore di lingua italiana e di educazione civica in realtà anche e successivamente fare un test di italiano a 1 o 2 o per il lungo lungo soggiorno. Di fatto le ore che registrano qui i nostri studenti sono certificate a livello istituzionale e quindi possono andare direttamente a fare gli esami al CTP di referenza. È per esempio Saula? Sì. Ma ha mangiato, mangiare che cosa? Couscous. Il couscous, bravissima. E che fa l'azione? Saula. Io sono un volontario e mi piace insegnare l'italiano agli extracomunitari per creare dei ponti culturali, dei ponti linguistici, anche dei ponti umani. L'accoglienza è importante perché non bisogna cercare di ghettizzare queste persone che spesso fuggono non solo dalla guerra, ma proprio dalla fame.
è un esodo quasi biblico. Ci vorrebbero delle politiche intelligenti e lungimiranti che possano integrare, ma veramente facendo sentire gli extracomunitari uguali a noi, accogliendoli nel nostro tessuto sociale. Loro non devono solamente imparare la lingua per essere, diciamo, accettati a livello sociale dalle persone autoctone italiane. Loro devono imparare la lingua, secondo noi, per poter esprimere i propri desideri, quindi quello che loro vogliono in questo paese, come quello che, insomma, possono volere in qualsiasi altro paese. Io, la prima persona, scrivi singolare. Sì, scrivi. Io, tu, egli, noi. Noi abbiamo accordi con le scuole del quartiere, le presidi ci chiamano, noi accogliamo gli studenti che loro non riescono a seguire e che quindi vengono a volte paragonati ai ragazzi disabili dentro le scuole, e quindi gli viene dato quella una o due ore, insomma, di sostegno extra, ma che di fatto non basta perché appunto non c'è un programma specifico. Noi li seguiamo e a volte molti di questi passano poi dalla scuola italiana pomeridiana alla scuola di sostegno scolastico, perché è un passaggio obbligatorio che noi facciamo e che siamo anche contenti di fare. Da poco è aperto anche uno sportello di tutela legale per i diritti dei migranti, una cosa fondamentale in un momento storico in cui, se pensiamo a qualche anno fa, si voleva addirittura togliere il diritto alla salute per i migranti, quindi obbligando i medici a denunciarli quando venivano senza permesso di soggiorno al pronto soccorso. Una cosa che per fortuna finì nell'oblio, non è stata mai approvata, però ecco, insomma, il clima nel quale ci troviamo è quello di Salvini, che al grido di Ruspa spalerebbe via qualsiasi cosa che si oppone al regime. E recentemente una ragazza è partita per andare sull'isola di Lesbo, dove ci sono gli sbarchi, e si è proprio occupata dei migranti in arrivo durante la notte. Quindi siamo passati da essere un servizio importante in città anche a fare cose veramente incisive. Poi ci sta la scuola popolare. Compagni, le persone che hanno realizzato la scuola popolare l'hanno fatto su una base di volontarismo, cioè sulla propria buona volontà di fare quel progetto. Però ovviamente ci mancava tutta la questione della formazione, proprio della didattica, di come si insegna. Questo però lo abbiamo, come dire, era da un certo punto di vista attenuato dall'obiettivo di questa scuola popolare, cioè che non si pone come sostitutiva alla scuola pubblica, né come stampella della scuola pubblica quando la scuola pubblica ha dei problemi. Si pone come necessità derivate da un problema, cioè dello sfacelo che c'è nella scuola pubblica, ma l'obiettivo è far emergere le contraddizioni della scuola pubblica, far emergere i problemi. Se la scuola pubblica funzionasse, la scuola popolare non esisterebbe. Quindi quest'anno siamo entrati in contatto con forti dell'esperienza passata, con alcuni docenti del quartiere, e che ci hanno fatto degli incontri, dato del materiale, dato consigli su come comportare, su come insegnare, su qual è l'obiettivo della formazione in generale, tesa anche come riscatto personale, maturazione personale, realizzazione individuale. L'esempio della scuola popolare, per esempio, che da un anno a questa parte abbiamo preso accordi con una scuola di Piazza Filattiera, con la preside, che da, in risposta ai tagli che ha dovuto diminuire anche le ore di sostegno che ha potuto offrire la scuola, e quindi si è messa in contatto con noi, che facciamo questa cosa gratuitamente e pubblicamente tutti i martedì e giovedì, per chiederci aiuto, per mandarci dei bambini che avevano delle difficoltà perché magari erano figli di immigrati da poco, non sapevano bene la lingua e rischiamo di essere bocciati solo per questo, vuol dire, limite linguistico. La rivincita che abbiamo avuto, il fatto che abbiamo scoperto che questa scuola funziona e che dopo 3-4 anni che la fai, i ragazzini che venivano all'inizio tornano ancora adesso vengono a fare gli insegnanti, hanno 18-19 anni, ci vengono a dare una mano, molti sono immigrati, quindi ci aiutano a parlare lo spagnolo, ci aiutano a parlare altre lingue, oppure vengono semplicemente a stare con loro, a giocare con i bambini, ci tengono compagnia, organizziamo dei cineforum, facciamo dei giochi, adesso c'è il Carrum, che è il biliardino
del Bangladesh, che è un tavolo quadrato che si può facilmente costruire a casa in legno con quattro buchi agli angoli, e i bambini si chiudono a giocare con questo giochino che è un biliardino praticamente, è come fosse un piccolo biliardino. Pure tu ne metti una dentro, sì? Sì, ma mettete nelle buche? A Pianoterra da poco ha aperto uno spazio di co-working. E ci stanno un paio di giornalisti, una ricercatrice universitaria, dei freelance della comunicazione, quindi gente che non è che fa lo stesso lavoro, però condivide l'ufficio. Poi ci sta la Camera del Lavoro Autonomo e Precario, che è un sindacato autonomo che si occupa di vertenze. Ultimamente ne abbiamo vinta una molto importante con i lavoratori del CESI, che sono dei lavoratori della sanità. È stata una bella battaglia. Ah, il corso di fumetto, ma non mi avevi detto. Ah, il corso di fumetto, è vero. Allora, io sono Maria Chiara. Sono un'illustratrice, una storyboard artist, un'aspirante fumettista e dall'anno scorso ho dato vita a questa scuola a partire dalla richiesta di alcuni studenti che cercavano appunto una scuola di fumetto e di illustrazione che fosse popolare, dove poter organizzare una didattica, incontri con autori, con illustratori, con fumettisti, workshop, attività a titolo o completamente gratuito o a quote sociali, ma soprattutto che rappresentasse uno spazio dove loro potessero accedere liberamente, venire a disegnare, incontrarsi e confrontarsi. È un progetto completamente autonomo e autogestito e siamo al secondo anno di attività e il progetto cresce ancora di mese in mese e ci sta regalando un'enorme partecipazione e grandissime soddisfazioni. E penso che io non ci sono mai passato a scuola, però ogni volta che ci passo, che non c'è lezione perché facciamo scuola popolare di fronte alla scuola di fumetto, ogni tanto mi affaccio, vedo lì sul cartellone tutti i disegni che mano a mano aumentano, studiano l'anatomia, adesso i movimenti, ecco. Insomma, penso che sia un corso veramente figo, mi appassionerebbe, ora che sono più libero, penso addirittura di ci iscrivermi, lo sai, magari in primavera. Ci sono anche progetti soltanto immaginati, alla stanza con la batteria al piano terra, che doveva essere una scuola di musica, è piena pure quella, perché là comunque c'è l'immaginazione di qualcuno che ha pensato quella cosa. Tutto. Rispetto alla domanda in cui pensi, cosa pensi che stia andando meglio, se stia andando bene, tutto. La risposta del vicinato e in generale la risposta del quartiere è stata estremamente positiva e mi ha stupito, come dire, piacevolmente, perché come sei stato anche all'assemblea, avrei visto che è intervenuto addirittura uno dei nostri vicini, Bruno, che da quando vive di fronte a noi ha definito Puzzle come una ricchezza. Io mi sono trasferito qui nel novembre 2014. Noi siamo venuti qui oltre per un discorso proprio immobiliare di qualità prezzo, nessuno lo nasconde, ci mancherebbe, però anche perché ci hanno parlato molto molto bene di un quartiere in cui la socialità ha ancora una certa rilevanza. E qui il Puzzle, oltre ad aver abbellito la facciata, ha organizzato una stupenda giornata in cui ha riqualificato la scalinata di Montefascia. L'ha fatto Puzzle, non l'ha fatto il municipio, non l'ha fatto il comune e l'ha fatto ovviamente con i propri fondi. Quando abbiamo fatto l'iniziativa Le Scalette qui, è passata una signora che ha detto: io non sono mai riuscita a beccarvi di persona, però io vi voglio dire che questo posto io me lo difendo fino alla morte, perché voi siete giovani e se non ci siete voi che ci date speranza, non c'è futuro. Ed è proprio bello quello che fate. Questo qua, una signora era parecchio anziana. La risposta del quartiere, come ti dicevo, è stata estremamente positiva. Da Bruno, che è il nostro vicino dell'impettaio, si arriva anche a Romano, che è un altro dei condomini dello stesso palazzo, che viene a fare scuola popolare, che a 75 anni ha avuto l'umiltà di dire: sai, siccome io ho avuto difficoltà durante la scuola perché era un piano dopoguerra, i miei genitori non ci potevano mantenere, avevamo tanti fratelli, io non ho una così ampia cultura e quindi voglio rimettermi in gioco, voglio venire a imparare di nuovo. E adesso a 75 anni lui frequenta la scuola popolare. Mi chiamo Orlandi Romano e ho 74 anni, sono nato l'11 dicembre del 41. Mia moglie è contenta, come il mio figlio. Sono contenti perché è loro che mi hanno spinto, dico: ma
mi sembrava un po', ho 74 anni, vai a cosa. Ma ho imparato molto, ho imparato a leggere speditamente. Mi trovo una favola, guardi, una favola, perché spero di arrivare a 100 anni, così faccio un altro 40 anni con una buona esperienza. E lui è anche tanto migliorato, e siamo passati dal fare dei temi e delle lettere all'analisi dell'articolo di giornale, le espressioni partendo dalle edizioni e le divisioni in colonna, siamo arrivati a parlare dei triangoli, dei quadrati e dei poligoni regolari e dei poliedri, e tutto questo nell'arco di neanche 6 mesi. E poi Pazzo è diventato più bello, era un po' spoglio nel corso degli anni, abbiamo fatto tutti i disegni. Per esempio il fatto di essere riusciti a portare qui Alice, che è un'artista internazionale, è stato un bel colpo. Però anche il disegno che ha fatto Aladdin, quello del bacio a Vancouver. Perché appunto molti di questi disegni li abbiamo fatti in concomitanza dei compleanni, in realtà. È stata una bella usanza, come dire, un uso e costume che ci ha caratterizzato nel tempo. E a partire da quello per il primo piano con i circa 7, poi c'è stato Alice l'anno dopo, poi ci sono stati l'ingresso delle scale al primo piano, quindi fino ad arrivare al primo. Poi Marco ci ha onorato di una marea di dipinti in giro per l'abitativo. Quindi... Marco è anche il primo. Marco è stato il primo che ha fatto i disegni, certo, in assoluto. Qui a Puzzle, se ti fai un giro, trovi un po' di tutto, da opere di artisti, fumettisti famosi come Zero Calcare, Alice o i circa 7 come questo qui accanto, e trovi anche, diciamo, opere minori. Perché ti sto dicendo questo? Ognuno di noi fondamentalmente ha dentro di sé un artista. Questo si vede con i bambini quando sono piccoli, tutti disegnano. Un luogo come Puzzle, e poi alla fine la gran parte dei centri sociali e dei posti occupati che ci stanno a Roma o che vedi ovunque, sono dei grandi musei artistici dell'arte contemporanea, della vera arte contemporanea, non quella dei grandi circuiti. Sì, beh, diciamo che gli spazi occupati sono una possibilità, per cui è bello che anche il palazzo in sé trasmetta qualcosa, quindi per il quinto compleanno di Puzzle abbiamo progettato questo Tetris, che è un po' un sinonimo di un puzzle, quindi si compone un'immagine tramite dei tasselli. Qui c'è un corso di grafica invece, abbiamo deciso da quest'anno di... In realtà è un po' che ci pensiamo, perché io sono l'unica grafica. Più che altro i corsi fuori costano tanti 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 soldi. In realtà è molto, anche come dicevo prima, com'è cambiato Pazzo? È anche molto più colorato, per fortuna, in questo grigiume metropolitano che ci avvolge. Cioè alla fine questo palazzo sarebbe vuoto se non ci fossimo noi, cioè starebbero i topi e i faldoni di sporcizia, pieni di sporcizia, cioè non è più bello così, no? Pazzo è proprio un posto bello, quando c'entri si respira vita, c'è il corso di fumetti, c'è la scuola popolare, è un pezzo di quell'altro mondo che vorremmo, infatti Pazzo è proprio il nome giusto. Al Tufello si dice che non abbiamo avuto niente, tutto quello che abbiamo ce lo siamo costruito lottando. La piscina comunale fu occupata, la biblioteca nacque da una lotta, l'Astra nasce da un'occupazione, Puzzle nasce da un'occupazione, la palestra popolare Urbano nasce da un cancello rotto, da un lucchetto che è saltato, da uno stabile preso che era disabitato, crollato e rimesso in piedi. Puzzle fa parte di questo percorso, un percorso che ha portato fino ad oggi. Grazie anche al fatto che veniamo da una storia che è quella dei centri sociali romani, del movimento più in generale del movimento degli anni 70 italiano e a Roma nello specifico, che ovviamente è ricaduto su di noi. C'è anche stato tutto quel portato, ovviamente non è che è stato fatto solo perché noi siamo bravi, è stato fatto anche perché ci abbiamo avuto a disposizione tutta una serie di esperienze che abbiamo saputo sfruttare e riconnettere appunto in una specie di filo rosso che oggi comincia a dare i suoi frutti. Per tanti anni il 22 febbraio, una delle ricorrenze più importanti che noi abbiamo a Tufello, che è l'anniversario di Valerio Verbano, c'è sempre una manifestazione che per noi è molto importante. Quest'anno ci sono state 4.000 persone. Questo è stato il primo anno che questa manifestazione, che è sempre molto grande, non l'hanno gestita i soliti compagni che la gestivano sempre. Quindi diciamo c'è stato quasi un passaggio di consegne. Beh, è andata meglio. Oh, no! Ho tutto da lanciare.
puzzle non può essere sgomberato, perché puzzle sta esattamente sul crinale di quello che noi saremo. Quello che sta costruendo è veramente un altro pezzo di welfare, e lo sta facendo tra l'altro in una maniera nuova, con anche i suoi limiti, perché non è che dobbiamo nasconderci anche il fatto che sicuramente le nostre sperimentazioni poi devono avere anche la capacità in qualche modo di diventare poi proposta per la società, quindi capaci anche di essere replicabili, di moltiplicarsi. Puzzle questo può farlo. Puzzle raccoglie un pezzo di storia importante e lo proietta nel futuro, e lo fa in una maniera nuova, spesso anche incomprensibile a chi ha animato altri spazi, ma questo è un bene, non è un male. Non avverrà mai lo sgombero di Puzzle, questo te lo dico proprio spassionatamente, perché questo posto non ce lo difendiamo di certo da soli, tutto il quartiere se lo difende. Adesso fa gola perché per fare cassa va venduto sostanzialmente, quindi noi siamo gli abusivi che l'hanno occupato. In realtà noi non siamo gli abusivi che l'hanno occupato, noi siamo gli abusivi che hanno restituito al territorio un posto che era vuoto, che era destinato al degrado e all'abbandono, una parola tanto cara insomma in questo momento, ma di fatto questo era. E noi l'abbiamo restituito, ma non solo l'abbiamo restituito alle persone che qui ci hanno per esempio trovato una casa, perché ci hanno anche contestato questo, l'abbiamo restituito a tutte le persone che oggi lo attraversano e che ne usano il servizio. E un servizio tra l'altro riconosciuto, ripeto, siamo nei piani sociali di zona, siamo accreditate con le scuole del quartiere, siamo di fatto per loro, siamo stati una stampella sociale, e adesso non ci vengono a chiedere niente. Non gli daremo niente. Io penso questo. Cioè, se posti come questo crescono, nascono, continuano a esserci, vuol dire che ci stanno dei bisogni che non sono soddisfatti dalla società nel suo complesso, e oltre a dei bisogni anche delle necessità e dei desideri che non trovano spazio in cui esprimersi. Se questo posto viene sgomberato, la cosa che si perderà saranno 5 anni di lavoro di tante persone, di lavoro quotidiano. Abito qua da più di 4 anni, perché sono entrata a gennaio del 2012, quasi un anno dopo l'occupazione. E vengo da un paesino di campagna, quindi mentalmente molto chiuso e abbastanza standardizzato. Di fatto sono stata la prima persona assolutamente non politicizzata a entrare qua dentro. Ho visto nascere il progetto di scuola popolare, a cui ho partecipato attivamente per 2 anni. Dopodiché sono passata allo sportello di diritti dei migranti, perché era un'attività più affine al mio percorso di studi, dato che sto per laurearmi in antropologia. E contemporaneamente lavoro, diciamo, partecipo al progetto di JAP, che è la nostra osteria popolare. Questo penso sia una fase di passaggio della mia vita, che però, diciamo, che mi ha fornito degli elementi, degli strumenti, è un modo di vedere il mondo, di ragionare così, che sicuramente mi accompagnerà per il resto della mia vita. È assolutamente impossibile tornare indietro. Senza tante persone questo posto non sarebbe stato manco mai immaginabile. Cioè, alla fine l'immaginazione collettiva è uno strumento potentissimo, perché ti fa sognare cose reali. Quindi magari una cosa che tu non la penseresti reale da solo, realizzabile, tutti insieme, invece ti,
ti dici perché no e la fai. Noi siamo stati attraversati da una molteplicità di persone diverse, di soggettività diverse che ci hanno lasciato molto. Me personalmente hanno lasciato molta esperienza, molta, come dire, è più un modus operandi di affrontare le cose, affrontare la vita, quindi molti insegnamenti, no? Quanto è vero che quando trovi un amico trovi un tesoro, qui dentro è ancora più vero perché condividi tutto. Anche molte persone andandosene in realtà ti lasciano un vuoto, veramente, quindi senti che prima magari avevi qualcosa perché stavi con qualcuno e purtroppo quel qualcuno deve finire la sua fase qui dentro, come giusto che sia, c'è anche la mia, penso che stia volgendo al termine, perché appunto io ho completato il mio percorso di studi, sto entrando in un'altra fase della mia vita che magari mi vedrà più, diciamo, in un ambiente più, anche più ristretto, in una casa magari da solo, magari mi butterà nel mondo del lavoro precario, quindi non so neanche cosa potrà succedere. Perché Pazzo lo devi immaginare anche più, secondo me, come un luogo appunto di passaggio e di enorme crescita che poi ti permette di fare, di avere, di compiere fino alla fine per poi essere più pronto rispetto alle sfide che il mondo fuori ti vuole lanciare quotidianamente, il mondo fuori, il capitale, insomma, tutto quello, i nemici, i mostri che affollano i nostri armadi. Pazzo è un punto di resistenza dal quale ripartire per cambiare le cose. È un luogo di transizione sostanzialmente. Io ero convinto che Puzzle potesse schierare una realtà sociale da opporre a chi voleva cancellare questa esperienza già 5 anni fa. Oggi, se Puzzle non esistesse più, penso che il deserto sarebbe avanzato troppo.